Va bene. Ed è iniziata. Iniziata? Allora, siamo qua per parlare di... comicità. Di come si scrive? Scrittura, di comicità in generale? Secondo me più scrittura. Ci hanno chiesto di parlare di scrittura. Ci hanno chiesto di parlare di scrittura. Un po' di alfabeto, caratteri cuneiformi. E ci hanno detto di non fare troppi simpatici. Esatto. Abbiamo già fallito. Per avete cominciato tipo il compito in classe. Allora, parliamo di quello che stiamo per fare, che è la cosa più facile di tutte. In che scuola? non l'ho mai detto una cosa del genere. La dici da solo per non far cagare. Tu c'avevi l'insegnante di sostegno. Io avevo le scuole. È vero. Mettiti nelle mani del Signore. Io? Allora, no. Domanda? Così domanda. A brucio. Dai, voi come scrivete? No. Io una cosa su cui sto pensando molto, che mi è cambiata, è l'approccio al foglio bianco. Cioè? No? Certo. Non essere razzista. No. Qualsiasi foglio. No, nel senso che adesso vivo molto meglio la frustrazione di non... di quando all'inizio cosa scrivere. Tu hai una tecnica? Cioè che a te funziona sempre? No, aspetta, approfondiamo un attimo la frustrazione. Cioè, scusami, cioè tu vedi un foglio bianco e ti viene l'ansia. Questa cosa finirà con Antonio che piange. Guarda. No, nel senso che prima io scrivevo solo esclusivamente quando a un certo punto c'avevo il click di una roba che dicevo scrivo di sta roba. Cioè sentivi tipo un limite che... Mi veniva in mente un'idea, un... Seguivi l'ispirazione. O partivo dalla battuta o da un concetto e provavo a svilupparlo. Adesso che per esempio mi do degli argomenti per scrivere lo spettacolo, mi devo vivere un bel... periodo tipo un giorno, due giorni, di non concludere, cioè di avere provare a portare delle idee su quello, l'argomento di cui mentre scrivere. Prima facevi, prima partivo che avevo, mi era venuto in mente qualcosa, proprio già una battuta, un'idea comica. Adesso è la ricerca dell'idea comica. Adesso ti concedi il fatto di scrivere anche cose non divertenti e cercare scrivendo qualcosa di divertente. Cioè io dico, voglio parlare di questo cappello. Come riesco a tirare fuori comicità da questo cappello? Allora, intanto non scherza già da solo. Intanto... E diventa cappella! E comunque... Bello. Questo... hai risposto alla mia domanda, so come scrivere Pippo Ricciardi. Infatti tu no, hai un metodo? Però che secondo me la vera domanda è... Hai l'ansia da foglio bianco? Cioè, tu sei una di quelle persone che davanti al foglio bianco, se deve scrivere, dice... Devi parlare di una roba. Allora, secondo me ci sono due robe diverse. Ci sono quelle situazioni in cui devi scrivere di un argomento, perché magari scrivi su commissione. E allora io parto dalla ricerca in quel campo. Cioè, io mi leggo il più possibile. Campo robe. Semantico. Cioè, per esempio... Il pezzo sui piccioni, le lettere, le cose. Quello non è stato scritto su una commissione. Una cosa che hai fatto pure tu. Andiamo a vedere quelli che fanno bird watching. Scusa, posso farti due domande? Tu hai scritto, come me, un pezzo per un... Attenzione, qua è un'accusa che un sta nascendo. Su delle valvole termoidrauliche, Il famoso monologo sulle valvole termoidrauliche che tutti conosciamo a menadito. Se devi scrivere un pezzo sulle valvole termoidrauliche, era una pubblicità che ci hanno convinto. L'unica cosa che puoi fare è fare ricerca. Se invece devo scrivere una cosa per me, avere un foglio bianco e non scrivere per X tempo non mi fa assolutamente nessuna paura. No, infatti... E quindi non hai mai un momento in cui forzi? No, in realtà no. Quindi sei a tuo agio con l'idea che a un certo punto quella roba esce. Sì. Io ci ho messo, lo ammetto, è sempre uscita. Ci ho messo anni a capire che la creatività è questa roba qua. Cioè che tu tieni la tua mente su un tema. Sì. Con tutte le tue strutture, le chiavi, eccetera. Però poi succede che a un certo punto dal nulla, come se fosse una cosa leggera, per me a un certo punto dal nulla, pum. E c'è quello lavoro in background. Parte. Io ho una leggera variazione su questa cosa, perché tendenzialmente vi direi le stesse cose che avete detto voi, cioè come approccio al lavoro. Chiaro che se devi fare qualcosa su commissione è diverso, però anche a me non dispiace per niente stare nel nulla, ma mi sono reso conto che se ho bisogno un po' di stringere i tempi, quello che faccio è, di fronte al foglio bianco, magari, ok, non hai l'idea della vita, però almeno hai l'argomento di cui vuoi parlare, oppure un punto... che non ti torna ancora, però tu dici, vorrei, per fare un esempio, vorrei parlare di sesso, ok? What? E allora tu magari ti giri, ti scrivi una frase, cioè io mi scrivo tipo una riga, ma senza preoccuparmi di
che abbia senso, che cioè qualcosa che rappresenta in quel momento un obiettivo da raggiungere, e la scrivo in fondo al foglio e poi parto dall'inizio a scrivere a caso, immaginando la serata. Lui scrive per scopare, quello sta dicendo. Esatto. No, grande. Lo sai che mi sono immaginato? Che cos'è? Quelle trasmissioni tipo L'Eredità, la Ghiglio? Sì! Quando dice devono collegare la prima e l'ultima parola. Ma ha senso, eh? Cioè, è proprio che comincio dicendo ciao, allora stasera parliamo. Poi vabbè, è un esercizio di pensiero laterale. Sono tutte cose che poi chiaramente butti via. Io è così che scrivo le battute. Cioè, se devo scrivere una battuta, cioè una one line su un argomento, provo a collegare quella parola ad altre parole a caso. È qualcosina in mezzo. Quello è una grande tecnica. Sì. Okay. La trovo sempre. Cioè, quello fare campi semantici staccati e vedere a un certo punto come ritornano. Sì, quello, secondo me quello, personalmente, a meno che non ti è già venuta, è l'unico modo da zero per scrivere una battuta. Ah, sì. Cioè, se devi scrivere una battuta, proprio che l'idea è scrivere una battuta, non inserire una battuta in un monologo. Per cominciare, dici? Sì. Perché poi chiaramente... Chiaro. Volte che andrebbe definito battuta. Infatti ho una domanda che stupida, poi l'ultima cosa che mi ha fatto ridere. Ma qual è l'ultima cosa? Cosa che mi ha fatto ridere in generale. Ma in generale? In generale, sì. Nella vita? Sì. Un reel che mi ha mandato Emma, ma non so se lo posso dire. Comunque era un ragazzo che simulava non una so se lo posso discoteca. Dire, stacco un secondo. Comunque era un ragazzo. Dove prende per sbaglio il bicchiere sbagliato. Ok. E fa vedere come cambia il suo approccio tra i primi 10 minuti e le 6 ore successive. E finisce con lui che dice, è la serata più bella della mia vita. Però non ti saprei dire che... Però... L'ultima cosa che mi ha fatto ridere è successa oggi. Stavo mangiando le ciliegie con la mia ragazza. E allora me ne è capitata una, sei con le due collegate da un singolo gambo, no? Allora ho voluto fare tipo il romantico. Ti sei messo le palle delle ciliegie in faccia. Esatto, una così, tipo una per mangiarla io e l'altra per mangiarla lei. Lei si è avvicinata alla ciliegia e ha ruttato fortissimo. Bello! That's amore. Questa cosa fa ridere perché? È vera. Perché rutta. Perché è un rutto. Bro. Allora, siamo d'accordo che, per esempio... È più difficile, cioè trovo più interessante chi riesce a scrivere e fare ridere di cose semplici e banali, ma portando una chiave interessante rispetto a chi per forza cerca di scrivere robe troppo difficili. Cioè io se sale uno sul palco e mi dice oggi parliamo di cacca, sto molto più attento, cioè... Perché dico... ti piace la roba che faccio però io? Però non è nascosta questa, non la scriverei io, ma a me fa ridere. Aspetta, ma tu dici questo perché... Sottintendi che se uno sale sul palco e ti dice parliamo di cacca, essendo un argomento così sputtanato, deve aver trovato una chiave di lettura originale. Yes. Perché io sono anche qui tendenzialmente d'accordo con te, il mio problema invece però è opposto. Cioè se tu sali sul palco e mi dici parliamo di cacca, siccome di cacca ne hanno parlato già in tanti, o hai davvero la perla sulla cacca che il mondo stava aspettando per trovare una nuova prospettiva in cui vedere la defecazione, oppure mi viene da dire, magari se trovi un'idea comicamente meno frequentata, mi interessi per l'originalità. Ok, però io sarà un periodo particolare. Questo della cacca. No, seriamente, il discorso è che noi frequentiamo tutti open mic, no? Sì. Io negli open mic ultimamente, nella stand-up, vedo molte, non tutti, molte persone avvicinarsi con la velleità di sembrare intelligenti, che sembra proprio un approccio sbagliato. In realtà, almeno negli open mic che sto guardando io, ci sono due vie. O fanno gli intellettuali i nuovi messia, o parlano soltanto del fatto che non scopano. Cioè, l'ultimo open mic che ho visto spesso parlavano... Spesso cose... Quello che hai detto tu, quel primo esempio. Solo di fregna. Ma infatti, questo è la fregna, cioè, tra l'altro cosa vale anche sesso, per le donne, perché ultimamente sto vedendo molte comiche parlare di sesso. Ma infatti questa cosa del sesso, adesso è un caso che purtroppo ti esclude perché eravamo noi tre. Che senso mi esclude? Sì, abbiamo fatto notte. Una cosa a tre senza di no, te. Ci siamo trovati noi tre a scrivere un pezzo tutti e tre sullo stesso argomento che era il sesso. Okay. Abbiamo tutti e tre riscontrato una difficoltà iniziale enorme, superiore ad altri argomenti, proprio perché dicevi cazzo, parlo di una roba di cui parlano tutti, devo trovarci una chiave mia originale, interessante, unica, incondivisibile,
che appunto sulla fregna, lo scopare, oh mio Dio, cioè è più difficile. Scrivere una roba originale, guarda che dura, eh. È più difficile. Quindi introduciamo il concetto di punto di vista. Punto di vista. No, no, aspetta, prima del punto di vista, io volevo sentire tu come ti vivi il foglio bianco, bro. Infatti, no, a me piace... Allora, io non ho foglio bianco da un botto di tempo, nel senso che ho mille appunti, mille. Vabbè, ma quello tutti. Ma sì, ma certo, ma non inizio mai dal foglio bianco. Poi vado per quindi argomenti. Tu a priori vai nel tuo blocco note infinite. Sì, e sono infiniti, magari ho 4-5 battute o premesse comiche, ho più premesse che battute, sì. Raramente ho già la battuta. Se sono degli argomenti più o meno simili o che possono essere logicamente unibili, li unisco e comincio a formare il pezzo. Ok. Posso chiedervi però è un costante appuntarsi qualsiasi cosa ti venga in mente. Quello secondo me è una cosa quello che devi sì, fare, no, cioè proprio la poi, base. E poi una volta messe le cose lì, comincio a capire meccanicamente, quindi cercando i campi semantici, le cose, sia poi adatto soprattutto alla parola immediatamente a quello che ho scritto. Certo. E poi lì escono altri guizzi, altre cose, ci metti l'act out, facendolo un po', ormai è una padronanza del... come la dico io questa cosa? Ho una domanda sono contento di avertelo chiesto, sì, in realtà sì. non avevo mai pensato al fatto che in realtà non abbiamo mai un foglio bianco, cioè no, se volessi... Tranne però bianco. quel caso lì, quando ti sei messo a scrivere termovalvole, allora partiamo dal presupposto che le marchette sono una frustrazione per me, sulle termovalvole, cioè, che la marchetta, tu te le vivi male le marchette? Dipende da quanto mi pagano, cioè nel senso l'ultima che ho fatto era pagata abbastanza da dire non ti puoi permettere di vivertela male, però dico la verità, quando i soldi sono molto pochi, a volte l'asticella per cui scelgo è se l'argomento può essere interessante come sfida. Cioè, per me le termovalvole è una roba fica. Oh, a me quando scrivere un pezzo comico sulle termovalvole. A me quando mi hanno detto vorremmo che tu scrivessi una roba sulle termovalvole, io sono impazzito. Cioè, io non ho chiesto neanche quanto mi davano. Cioè, per me è una roba... Sono nato per questo. Però, quindi, in questo caso, tu che fai? In quel caso ho dirottato, devo dire, un po' barato, perché si parlava di contatori più che altro. E quindi mi sono inventato delle storie sul coinquilinaggio, facendo un paragone tra quanto era facile sostituire questo contatore, quanto invece è difficile sostituire un coinquilino che non ti piace. Giusto. Angelo Amaro, tanto mestiere, assolutamente inconsueto. Ma devo dire che a me è una cosa che succede, quello che hai appena descritto, cioè tu magari pensi che il tuo pezzo parlerà di una cosa, poi ti rendi conto che da quella cosa non riesci a toglierci. Non parto mai dal mio pezzo, devo no, parlare pensi, di questo, io parto dalle battute. Infatti poi... ho detto, pensi che il tuo pezzo parlerà di questa cosa, poi quando inizi a scriverlo, sviluppando, ti rendi conto che le battute più divertenti vanno da tutt'altra parte, sì, e di colpo quello che tu pensavi essere l'argomento del pezzo è solo il pretesto per scrivere battute su altre cose. Io ultimamente in questa cosa non mi ci ritrovo più. Fino allo spettacolo vecchio... Il lavoro era, parto dalle battute che ho già scritto perché ho già vissuto su degli argomenti e ci costruisco intorno allo spettacolo. Sullo spettacolo nuovo ho completamente cambiato l'approccio. Tu però parti con l'idea di scrivere uno spettacolo già? Io adesso sto scrivendo pezzi. Sei arrivato secondo a LOL, dai. Io talent. Ti do fuoco. Talent. Si è preso fuoco da me. Magari a LOL. Che puzza di pollo. Comicità, la stiamo facendo. No, io adesso sono in una fase in cui, chiaro, se mi vengono gli appunti li continuo, quindi in realtà ho un botto di premesse per altre cose che scriverò tra un po', ma adesso, siccome ho deciso che il prossimo spettacolo deve parlare di una serie, fondamentalmente della mia ultima psicoterapia. Okay. Cioè, è una roba nuova! Come argomenti, ho deciso, ed è la prima volta che lo sto facendo in vita mia, di dire, trova le premesse con cui vuoi parlare in maniera comica di queste cose. Ok. Quindi, ed è un esercizio per me molto sfidante. Io adesso non voglio fare quella roba, però lo capisco, ma mi ritengo agli albori della... Io mi ritengo un bambino della stand-up, della comicità in generale, perché voglio farlo tutta la vita. Dopo 5 anni sei un bambino. Certo. Quindi la cosa principale per me è imparare a far ridere. Bene. Una volta acquisito quel mestiere potrò avere la presunzione di parlare anche di qualcosa che penso davvero. L'ultima premessa che ho scritto è una cazzata, però era... sono tornato a casa, mi vesto come un ragazzino ancora, anche se ho 35 anni, però ho pensato che se io mi vestissi come si vestiva mio padre, ma io lo devo fare, perché per la vita che faccio adesso con i coinquilini, senza che io mi impicco se mi vedo allo specchio con la camicia... Allora, ragazzi, perché vivo da ragazzino. Chi la paga la bolletta dell'acqua? No, ma immagino io no.
tornare da una serata tipo a ballare. Esatto, e tornare 5 del mattino allo specchio, pensa di essere smostrato, si guarda. E in realtà la giacca e la cravatta. Mia moglie che se ne va con i bambini. Capito che è tutta un'altra prospettiva. Ma senti una cosa, quindi... Se ho capito bene, cioè tipo tu... Questa è un'idea che ho avuto e adesso la devo ancora sviluppare. Certo. Ho più o meno dove devo andare, so dove metterla nel vecchio materiale. Ah, ok. Perché infatti ti volevo chiedere una cosa proprio da questo punto di vista. Cioè, quindi tu parti comunque... Perché da quello che avevi detto prima, mi sembrava quasi che tu dicessi ok, io ho una battuta che mi piace e la faccio lievitare per farla diventare un monologo. No. Anche, soprattutto. È una premessa. Sì. Ma è una premessa. No, esatto, questa è la premessa. Io porto un pezzo, generalmente per la fine del periodo del primo rodaggio, se ne salva il 30-40%. Ma infatti io, sì, qua, guarda, proprio qua. Sciocco a morte. Sì, sì. Il mio quadernino è aperto proprio ad una pagina. Però aspetta, questo è un foglio bianco, non verrà l'ansia qualcuno. No, la pagina a fianco. Ci sono scritte due parole. Sì. Buttate o rifinite? Cioè, perché... Allora, io quando scrivo, non so voi, ma io butto tipo attorno tra l'80 e il 90% delle puttanate che scrivo. Mm-hmm. Voi quell'80 e il 90% lo buttate o avete fiducia e provate a salvarlo e lo rifinite? Tendenzialmente cerco di farci uscire un riso. No, scherzi a parte. Io fino alla morte, se mi convince l'idea, provo. Almeno una volta provo. E se la prima volta non entra, comunque una seconda possibilità di riscrittura gliela do. Ma io scrivo delle cacate in mano. Appunto, però dico, tu sei arrivato secondo all'All Talent. No, nella realtà io, se un'idea non mi convince, la butto a priori. C'è una certa tensione sessuale. Sì, sì, io sì, secondo me dovete togliere quelle camicie e smettere di parlare. Parla così male. No, però al di là io butto a priori. Cioè, se una roba la guardo, la rileggo e dico, non è cagata... Tu butti? Sì. Quindi pure tu butti? No, io butto un casino. Tu butti, ma senza, cioè butti senza guardarti indietro? Sì. Perché io ad esempio... Però poi, dato che scrivo molto a mano, poi ci sono delle cose che ricicciano fuori anni dopo. Certo. Anche quello mi è successo. Ed è figo perché lo rileggo e dico, ma io questo adesso lo posso far funzionare. Però infatti quindi non è buttare, per quello dico. Sì, allora ricalcolo, me ne dimentico. Ok. Me ne dimentico più credibile. Hai detto una cosa super interessante. Come sempre. Scrivere a mano. Voi è una cosa che... E appunti sì. Ok, appunti. Sì. Tipo, cioè, esempio di approccio. Quello che vi ho detto prima, una premessa, una roba così, me l'appunto. No. Quando devo poi lavorare con insieme mi è più facile il PC, ma se non altro per la questione prettamente visiva, vedi più parole insieme, non stai a sfogliare le pagine. Ma poi io scrivo male. Sì, sì. No, personalmente trovo inconcepibile scrivere a mano. Cioè, per me è frustrante dover aspettare che la mia manina sia lì. Perché se devo scrivere qualcosa, ho un'idea, oddio, un flash, 10 ditini che fanno brrrr. A me lo e faccio. E se no mi scappa. Perché spesso lo faccio in treno, perché il treno è tempo buttato. Cioè, cellulare, sì, quando fai ragioni meglio perché scrivi più lentamente. Esatto. Però è molto bello in treno perché tu ti appunti le parole, c'è la persona accanto a te, ma sarà un artista. E poi pedofilia, forni. Allora c'è da dire che io mi ritrovo molto in questa cosa che hai detto, non della pedofilia, sul fatto che quando scrivo a mano l'idea mi rimane più fissa. Sì. Nel senso, io sono pieno di appunti presi con il keynote, queste robe qui sul cellulare, eccetera, che le riguardo dopo mesi e dico, ma qua di che cazzo stavo pensando? Tipo, unicorno rosa. Boh. Invece le cose che mi appunto sui quadernini di solito mi rimangono più impresse. Ma allora, mi viene da chiedervi una cosa allora, perché tutte le cose che state dicendo, ok. Benissimo. Questa penna è persa per sempre. Ma no, perché no, è finita. Le persone non lo sanno, ma qui ci sono tipo dei gironi infernali, delle fiamme, cioè rischiare la vita. Dicevi, puoi riuscire ad ascoltarci senza giocare con le mani? Cioè, quando voi vi fermate per scrivere una cosa, perché tu hai detto giustamente, scrivere a mano ti obbliga a pensarci meglio, perché un po' rallenta il flusso di pensieri. Però il mio problema è che quando mi scrivo qualcosa, io sto inseguendo quella cosa. Perché sei probabilmente prima fatto. Che scappi. Quindi, ma non scappa da nessuna parte. No, invece sì, per me sì. Cioè, delle volte ci sono delle frasi mentali che stai pensando ad altro, ti viene fuori una frase che dici,
Tun 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 tun. Oh, minchia, è perfetta! E inizio a scriverla e mentre la scrivo cambio una parola e dico: no, non funziona più, qual era la parola? Quindi devo essere veloce, immediato. Quando... Vabbè, ma questo è perché tu non ti sei mai fatto diagnosticare la ADHD. No, però guarda che secondo me dovresti provare. No, ascolta. Era meglio che la penna. Prova, no? Perché in realtà quello che diceva lui, almeno per me, sì, comunque, risuona sul fatto che se lo scrivi a mano è quasi... Cioè, è proprio una linea diretta, è difficile che tu non riesca a seguire quel flusso di pensiero. È che è un trauma per il fatto che io sono mancino e quando ero bambino scrivevo con la sinistra e macchiavo tutto il foglio con quello che scrivevo. E le persone... ritorno sulla questione che non si è fatto diagnosticare. Guarda, la roba che diceva lui, perché secondo me viene fuori un argomento interessante, e cioè sul buttare o rifinire. Il discrimine vero è quanto mi sento a mio agio a dirlo davanti al pubblico, è semplicemente mio quando vado a ripetere, quanto mi fa sentire a mio agio dire chiudere una battuta che non è chiusa bene o che non è una battuta. Il fatto è che però il mio gusto non è quello del pubblico, quindi secondo me bisognerebbe provarle tutte, perché magari esatto, prendi una risata, mi è successo, però sì, poi se però... prendi una risata e la cosa non ti piace, è giusto portarla? Allora, lasciamo stare giusto, è giusto tutto quello che fai in scena e ti va di fare in scena, è giusto, il punto è... Appunto, che ti va di fare in scena. Però tu, cioè, tu vuoi fare una cosa... Che piace al pubblico, esatto, ma non ti è capitato di tenere una battuta del cazzo però la gente impazziva? Sì, un paio di occasioni sì. Ma un po' banale, un po' cicchi, un po' barare, e la fai, e la fai e basta o la fai e li sgridi? Perché io la faccio e li sgrido. No, ma che sgrido, no. No, sgrido simpaticamente, perché secondo me è una minchiata, come fai a dire? Non so se questa cosa è condivisa. Secondo me questa cosa che hai detto tu, soprattutto all'inizio, quando inizi la carriera, quando stai ancora... Ogni risata è un tesoro. No. Ah, no. Sì, quello sì. Ma secondo me c'è un livello in più. Il livello è che per lavorare sulla tua maschera comica, veramente per arrivare a capire quello che ti piace sul palco e come ti senti sul palco, all'inizio ti devi limitare il meno possibile. Ah, sì. Cioè, secondo me all'inizio, quello fa parte di un processo di esplorazione tua della comicità. Certo. In cui una roba che non senti tua la devi provare per vedere su di te come sta. Oggi ammetto che, ora, queste grandi carriere, cioè, poco tempo, però già siamo tutti con un po' di palchi alle spalle. Oggi fare cose che non mi piacciono mi pesa molto, cioè mi viene molto difficile. Certo. Perché sai che perderai quella spontaneità, cioè, quella tu, sincerità. Io ho presente quello che dici tu. È quando fai una battuta che sai già che è una cazzata, proprio per dire no, avete riso a questa cazzata. Esatto. Questa è una roba che a me personalmente, con me, non... Non ti torna. No, piuttosto se me la rivendico. Come la roba facile, proprio. La roba facile, quello l'applauso chiamato, dire cose con cui sai già che sono già d'accordo, un pubblico totalmente di sinistra, vai a dire quella cosa... bravo, e nella mia testa dico sei un comico migliore di così. Apriamo un dibattito. Però a volte sei un comico migliore di così, non devono essere d'accordo. A volte ti può aiutare per ritmo, però se ti aiuta per ritmo, però secondo me la puoi tenere. Primo, secondo, allora, è facile. Però devo dire, cioè, sul mio percorso non sono più quello che parlo per Mike all'inizio, quindi no, quelle robe basta. Allora, secondo me è interessante quando dici oggi, cioè secondo me dopo un po' quella cosa che dice lui, per pretendere un pochino, alzare l'asticella. Sì, se mi fate rispondere ti spiego. No, basta, me ne devi andare. No, non siamo d'accordo. Intanto dalla camicia. Tu. Perché quello che dici te, secondo me è verissimo, sul sapere già se il pubblico è d'accordo o non d'accordo su qualcosa e quindi volutamente andare delle volte a cercare un'opinione che sia in controtendenza con quella che quella appunto, dello status quo. Perché ti stai valutando sulle opinioni, sul fatto, un mio amico non mi fa ridere. Però allo stesso tempo, secondo me, delle volte un comico o un artista in generale può decidere di mettere determinati concetti nei suoi pezzi non perché vuole la pacchetta sulla spalla della bella, siamo tutti d'accordo, ma perché per lui o per lei magari quell'argomento, quel concetto fa parte di un suo sentirsi militante in quegli argomenti. Cioè, una ragazza che parla di femminismo sul palco in una platea di giovani hipster è ovvio che avrà già un favore da parte del pubblico a livello di empatia, però magari per questa persona è importante portare questi argomenti non tanto perché sono quelli più comici,
ma perché sono temi di certo. cui è interessante parlare in un contesto in cui certo, ci troviamo. Ma come dicevo prima, io non sono mosso dal, no, cioè, dal dire quasi si voglia verità. No, però perché secondo me c'è da fare un piccolo distinguo. Artisticamente però è molto esatto. più divertente metterli a disagio esatto. e goderli quella roba questo, e poi su questo riballattare. La palissiano. Però appunto non confondiamo il voler cercare lo scontro costruttivo con la pigrizia quando magari sì, però non va, un comico... non va neanche confuso appunto il mestiere del comico o della comica con la militanza. La militanza aveva a fare con i fare militante. Se uno sta... ascolta, se uno sta sul pubblico e sta dedicando il suo tempo per ascoltare te quei certo. 5, 10, 20 minuti o paga addirittura, non è perché vuole essere educato, è perché tu ti stai presentando come comico. Chiaro. E devi far ridere. Sì, sì, ma infatti è un discorso di proporzione. Allora... io sono in difficoltà perché io sono, mi pongo su quello che avete detto a metà. Io sono d'accordo sul fatto che, fermo restando che capisco al 100% quello che dice Angelo, perché per me alla base, su questo siamo tutti e quattro d'accordo, un comico deve fare far ridere. Ridere. Punto. Prima fa ridere, poi può scegliere se dire la mia carriera è costruirlo sulla comicità più forte che riesco a creare. La libertà di quello che vi ho detto. Esatto, oppure decido di metterci qualcosa dentro. Però, attenzione, vale anche però al contrario, puoi anche andare a dire viva le destre che si stanno affermando, eh? No, no, certo. Perché il mestiere è quello. Certo, perché essere comici non significa per forza essere esatto. di sinistra, no, questa cosa okay. iniziamo, non perché. Vale anche il contrario. Però io su questo ti sfido come, nel senso come intellettualmente secondo me dovrebbe essere. Se decidi di fare il comico militante devi soffrire il doppio, perché a volte devi sfidare il pubblico nel... cioè, secondo me, se decidi quella strada, devi rendertela tu difficile, non tu, sì, sei sì, un sì, comico, tu, più, perché allora devi farmi ridere ancora di più su quella sono cosa. D'accordissimo. Se mi vuoi dare ragione, ma allora però mi devi tirare delle battute e che sono delle mine. Però ti stai mettendo i bastoni tra le ruote della tua crescita d'artista comico, perché tanto va sempre bene. No, dopo l'estate però essere può anche decidere, molto esigente. O anche, oppure, come quanti ne sta? Ribaltare... dimostrando che alla fine puoi dire la stessa cosa, per esempio, vabbè, senza entrare nelle cose specifiche, però pezzo della gentrificazione ci si mette dal punto di vista dei ricchi per poi dimostrare alla fine la stessa cosa, però sai che per un pezzo di quel set avrai un pezzo di pubblico che ti guarderà dicendo ma tra l'altro ma che sta dicendo questo? Tra l'altro secondo me un errore appunto per collegarmi un pochino a questa cosa che dicevi tu, che delle volte io vedo fare è che secondo me è una proporzione, è un'equazione per cui ogni comico o comica ha una sua sensibilità, cerca la sua, però in generale, come dicevi tu prima, vado a vedere magari pago un biglietto per qualcosa che deve far ridere, è comico. O deve provare quantomeno a farlo. O deve provare a farlo, quindi a mio avviso ci sono delle volte... Fai 2 minuti, 3 minuti in cui non cerchi neanche una battuta. Esatto. Ma fai name dropping di politici di destra, io mi sparo certi in bocca. Pezzi a open mic o certi spettacoli di comici più o meno famosi che secondo me proprio... vanno di traverso rispetto a quello che dici tu, cioè se su 50 minuti 15 si ride e gli altri 35 sei tu che mi spieghi come vivere, mi rompo il detto cazzo. Detto questo, siamo nell'ambito del gusto anche, certo, magari quella no, gente certo, ce l'ha. Certo, raga. Però nella e crescita. E quindi idem magari mi viene da dire a giovane comico comica che scrivi i tuoi primi 7 minuti, ecco magari invece che preoccuparti subito di mettere questa però magari ora così per non so per darti conto devo darti ragione a te all'inizio vaffanculo. Però perché magari nella militanza lei trova la forza di andare a dire certo di vincere però la paura da palco bisogna avere la consapevolezza no? che in questa forza di trovare nella militanza devi comunque scrivere 2 battute allora puoi dire il cazzo che vuoi, l'importante è che provi a far ridere, voilà. Allora io per esempio a parte e di recente mi sono scontrato con questa cosa perché si parlava del fatto che oggi le categorie, diciamo, quelle che vengono definite protette, hanno una grande visibilità, diciamolo, anche per ipocrisia di chi sta dietro, no? Di chi sta dietro. Però è anche vero che quelle categorie è figo il fatto che, come dire, abbiano uno strumento per parlare di quelle cose. Fermo restando però che, come diceva Woody Allen, se tu... hai delle cose da dire e pensi di essere così intelligente, facciamo un esperimento, togli un attimino quelle 4 battute che hai detto, le metti in un bel TED Talk e ti metti a gareggiare con quelli che fanno i TED Talk su quell'argomento. Poi vediamo se le cose che hai da dire sono veramente così interessanti oppure se semplicemente sei uno che dice le cose che dicono tutti. Secondo me quello è il discrimine. Ma a proposito di cose che dicono tutti,
Io mi sono sentito. Torniamo a parlare di me. Però scusami, hai cambiato pagina o hai scritto? Ho cambiato pagina. Ah, perché sono una di quelle pazza. Cose che tu giri fuori. Mi stai impallando. Oh. Qual è? Secondo me, questa è una domanda che io ho a cuore. Qual è la roba che l'avete vista dire da probabilmente un altro comico? Sì. E avete pensato, quella cosa la volevo, l'avrei tanto voluta dire io. Dire o fare? Dire o fare. Ma battute. Okay. Pezzi, ah, io tantissimi. Un'infinità. Un'infinità. A me succede con più. Allora, facciamo così. Il primo. Okay. Il primo che avete visto e avete detto, madonna. L'hai detto tu. Bravo che l'hai detto allora, tu. Dico io che è il mio interessante, mi prenderete in giro e poi possiamo altro. Giorgio Gaber. Gaber? Ma, ma tipo alle medie. Ma quale? Che pezzo? Quello che perde i pezzi. Non lo conosco. È una canzone in cui lui racconta di un tizio che è talmente svogliato dalla vita, è talmente apatico, che mentre fa le cose gli cadono le parti del corpo. Totale. E quindi lui dice, era lì al parco, era stufo di vivere, era talmente stanco che quando si è alzato le sue chiappe sono rimaste lì perché non ne avevano voglia. Cioè, e quindi alla fine rimane il cervello e due palle. E io quando ho scoperto questa canzone, tipo in seconda media, l'ho fatta al saggio di chitarra. Esploso il cervello. Esploso il cervello. Ok, quindi quella è stata la prima cosa che ti ha fatto esplodere il cervello. Per me è stato Bilix. Bello. Bilix. Bello. Quindi relativamente tardi. Molto tardi. E poi che è successo, Pippo? E poi che è successo? E poi no, le ma perché? E poi le droghe. È un pezzo molto specifico di Bilix. Quale? Che è... It's just a ride. Vabbè, ok. Cioè, e quindi, cioè, se pensi è che è una filosofia molto vicina a te. Se pensi che quindi quello è il pezzo, il Bilix, quello proprio profondo. Beh, sì, no, cioè, in realtà. Quindi comunque tu sei un piccolo un bignami di Bilix. No, no, non vorrei insultare Bilix in allora, questo modo. Se la metti in questo modo, ci ho pensato, perché in realtà non mi veniva qualcosa specifica, però effettivamente diciamo il mio momento canonico che mi ha fatto pensare che una cosa mi sarebbe piaciuta fare è stato vedere Nudo e Crudo di Eddie Murphy. Ah, l'intero specchio. Sì, quando avevo 13 anni. 13 anni? E io ero già grande, sì. Che senso, ero già grande? Che avevo 13 anni e sono arrivato a crescere subito. È come era nato Pozzetto. Nel senso che quello è uno special considerato vecchio, ma quando è uscito... Vabbè. Io comunque non ero già ero, non ero più un bambino, ero preadolescente, quindi riuscivo a capirlo e mi colpì perché io non l'avevo visto i vari Beverly Scop, tutti i vari film di Eddie Murphy, che ha un certo tipo di linguaggio. Principe cerca moglie. Ma vedere un comico che fa un monologo, non sapevo neanche che ai tempi che fosse la stand-up comedy. Certo. Io ho visto sta roba e ho detto, no vabbè, ma questo sale sul palco, parla come cazzo gli pare... parla di quello che gli pare, sesso, soldi, eccetera, e la gente la adora. Lui diceva c'era da Tonino a colla. C'era un sacco di... Come lo doppiava la N-word Tonino a colla? Diceva, la diceva. E tra l'altro è l'unico esperimento nella storia. G pienissima. È l'unico esperimento della storia, ho usato a cercare, di stand-up doppiata lì. Doppiata bene. A colla fece... lavoro voglio anche Bill Burr. Per la questione, perché abbiamo diversi punti di biografia proprio come persone in comune. E anzi, ma è stato anche un po' a un certo punto. No. A un certo punto è stato anche un po' di vabbè, ma sta già lui. Cioè, io che devo fare? Infatti, sto tentando di allontanarmi totalmente. Okay. Non un'altra parte. Ma infatti, però gestione della rabbia. Vabbè, comunque tu non sei omofobo, quindi anche Bill Burr è minimamente omofobo. Scherzando. Volevo sentirti dire questa cosa. Minimamente omofobo. Era una provocazione. E avete adesso qualcuno che secondo voi è un termine di paragone con, ipotetico, che mi può anche dire appunto Eddie Murphy, con cui tu ti confronti quando pensi a come scrivi, a cosa fai sul palco? No. Cioè, no. Solo no? Me stesso. Sì. No, no. Adesso no. Però all'inizio sì. All'inizio guardavo, cioè, c'è stato un momento in cui guardavo Mark Norman. Facciamo tutte le imitazioni di 100 comici la prima volta che ti esibisci. Però, per esempio, che c'è stato un momento in cui io ho iniziato a prendere alcuni comici che mi piacevano, farli a pezzi, proprio struttura per struttura, singolarmente, studiare il modo in cui portavano la battuta e provare su di me come andava. Scalettarsi, ma bisogna iniziare da là. A me ha aiutato un botto fare l'MC. Perché quando non hai la roba studiata, capisci come, qual è la tua cadenza e come il tuo modo naturale di consegnare le battute. Sul timing e flow aiuta tanto. E quindi quando scrivo adatto a me ora, non al il comico che vorrei essere.
Si spera. Poi, se ci riesco, sì. No, non lo so. Ma... hai qualche altro foglio da girare domande incredibili? Ma in realtà sì, in realtà sì. La 1 o la 3? La 3. La 3? Ok. Sì. Qual è il concetto, la tecnica, la roba, l'informazione che vi ha svoltato sul palco? Ok, allora quando... aspetta, cioè che ci ha svoltato nel senso che è la nostra preferita? No, no. Che vi ha reso, cioè che vi ha fatto fare un saltino in avanti grosso. Quando ho avuto il coraggio di fare gli act out, di fare le voci, mettere in scena. Perché all'inizio sei rigido, hai paura di sbloccare. Hai paura di cringiare anche. Esatto, perché lo fai molto male, non sai come gestisci il corpo in quelle cose. Quindi quando mi sono sciolto su un'altra cosa, un po' molto più libero a scrivere, a pensare, quello mi ha... Quindi per te infatti gli ne act uso out. Un botto, adesso ne uso veramente una marea. Gli act out sarebbe anzi, quando quasi tutti in una parte artistico e scenografato, il comico in scena dimostra... Quando metti in scena quello che hai detto. Non sei stato capace di spiegare. Hai appena detto una cosa e gliela fai vedere proprio nel metterla fintamente in scena. Esatto, fai le voci dei personaggi, le cose. Act out tutta la vita. Vabbè, okay. Tu sei, per esempio, secondo me dei quattro, per formazione e per mestiere, sei quello... che act outa di più. Perché Pippo personifica di più, però proprio come dire e poi metterlo in scena sei quello che lo fa... Ma a me da questo punto di vista mi ha fatto esplodere il cervello è Dizzard. Perché Dizzard è in grado di fare un act out in cui lui fa 4 o 5 personaggi insieme. E io vedere quella roba lì mi ha fatto dire ok, voglio farla anch'io. E quando ho avuto, non tanto la tecnica, perché la tecnica poi è un discorso relativo a come ti senti tu mentre fai le cose, secondo me. Tante volte serve più a sentirti a tuo agio che avere una tecnica pulita. Quando sono riuscito ad avere una consapevolezza serena di ok, adesso vi faccio vedere i 4-5 personaggi per come li ho in mente io e vedere che la gente lo accettava è stato proprio wow. Lo capisce più che altro, dire che lo stai facendo bene, perché là magari il problema è che non si capisce niente. Voi invece? Qual era la domanda? Qual è il concetto tecnico, la roba che ti ha svoltato? Allora, per me che è stata la cosa che mi ha fatto soffrire di più in assoluto è il timing. Cioè, ci ho avuto... Il timing o il delivery? In realtà insieme, nel senso che io per tantissimo tempo avevo la percezione che le cose che scrivevo più o meno erano divertenti all'inizio, però non riuscivo a controllarle. Poi c'è stato, dopo tanti palchi, un set in particolare, che ogni tanto me lo riguardo con nostalgia, in cui le stesse cose che avevo fatto tantissime volte, quella sera erano entrate tutte molto bene. E là ho capito che era un problema di tempi. E me li sono andati proprio a studiare. E tra l'altro una cosa che mi piace pensare, che mi è esploso il cervello, perché oggi è una delle mie forze, cioè il mio timing è mio, ed è una roba che rende molto, molto forti i miei set. Questa roba, pensare che... c'era il punto debole. 4 anni fa era il mio più grande punto debole, è fighissimo. Più precisi? Il concetto di tensione. Il concetto di tensione, guarda, ci vedo tantissimo, sì. Per me... sessuale, diciamo. Cioè, no, sono d'accordissimo. In realtà a me mi ha svoltato... Beh, voi mi conoscete come certo. Persone, cioè anche nella vita, io di recente ho fatto pace col concetto di tensione, cioè... Una volta, voi lo sapete, non riuscivo a stare in silenzio. Certo. Cioè, ero in imbarazzo quando qualcuno era in silenzio, anche nella vita. E sul palco, accettare il fatto che non bisogna fare sempre ridere, anzi, se avere la possibilità, prendersi la possibilità di non far ridere, prendersi la possibilità di non far ridere per un po', per creare una tensione, per poi arrivare a generare una risata ancora più forte, quella roba mi ha svoltato tantissimo. È molto tua, effettivamente. Sì, molto Pippo Ricciardesca. Come diceva Andy Kaufman in Man on the Moon, quando va dal santone che gli chiede al guru indiano, saggio, qual è il segreto della comicità? E lui... silenzio. Però ecco, ad esempio, mi è fatto venire in mente una roba... Però non è il silenzio mio, è un silenzio del pubblico. Sì, sì, del pubblico, certo. Perché il pubblico, cioè... Sono qui per ridere, ma non mi stai facendo ridere. E quindi si crea una tensione sempre più forte. E poi quando arriva la cazzata... A Speck of Dust, Sarah Silverman,
il pezzo sulla sorella che viene sì. che sente qualcuno che gli sta abbassando i pantaloni mentre in bagno. Che peso, quello è uno degli esempi di tensione più grande. Sì. Che, cioè, qui quando l'ho visto ho detto, ok, se devi spiegare a qualcuno cos'è la tensione comica che poi genera un'esplosione fortissima, perché comunque là ci sono 2-3 minuti buoni di pubblico che è così... E poi, boom, la cazzata. Sì. Quella roba è figa. Sì, sì, sì. Eh beh, a me questa, quella roba mi ha svoltato. Mi ha svoltato. Sì, per me il ritmo e la tensione, che sono due concetti molto musicali. Molto musicali. No, però è figo, sono contento di, che ci siamo fatti... Abbiamo parlato pure di questa cosa. In realtà, visto che sono l'unico che ha fatto i lavori, un'altra domanda che vi volevo fare, che in realtà è proprio una roba che vi volevo chiedere da un po', è come valutate, domani, che fa? Come valutate un buon set? Cioè, voi... Voi, quando... Cioè, ci sono quei set... Hai detto buon. No, no, no. Per me buon vuol dire che è spaccato. Dall'occhio okay. in su. Ok. Cioè... Quando, cos'è che sentite quando finite un set, vi dite a sto giro ho fatto un buon lavoro, ho spaccato, sono soddisfatto di me stesso? Qual è quella sensazione che dovete sentire per pensare a sta cosa? Chi vuole cominciare? Io forse ce l'ho una. Io ce l'ho. Se ce l'ho, vai. Ma allora, io delle volte... appunto, buono intenso spaccare, sì. Cioè non ah ok è andata bene, è andata la gente bene. No, no, quelle volte no. Che finisci ti devi fumare quelle la sigaretta, robe in cui perché come si è creata la magia. Io delle volte quando succede questa cosa ho la proprio netta sensazione che stiamo respirando allo stesso ritmo, cioè le mie pause di parola o di battuta diventano le pause di respiro del pubblico, e quindi ogni fottuta risata che deve succedere succede quando il mio flow la lascia succedere, e di solito quando è così me ne rendo conto, perché anche nelle improvvisazioni, anche quando esci dal testo, mantieni quel livello di, come dire, intreccio tra te e lo spettatore, per cui continuano a ridere ad ogni cosa che dici, mm-hmm. come la... Ed è proprio un orgasmo mentale. Quindi tu ne fai una questione di sincronia. Sincronia, sì. Fico. Allora, se me l'avessi chiesto 6 mesi fa, ti avrei risposto esattamente come lui, ma adesso io... Voleva dire la stessa cosa? No. E mettermi a ricevere, oh no! No! Shit! No. Per questo rispondere per no, primi. No, 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 no. Sai quando ritengo di aver spaccato? Se sono sceso dal palco e mi sono divertito molto, sicuramente ho spaccato. Okay. Mi è cambiata proprio la percezione che adesso le serate in cui spacco più forte è quando scendo sul palco e dico, si vede proprio che sul palco mi sto divertendo. Perché anche quando non entrano, perché prima ritenevo un ottimo set, un set in cui entrava tutto, che è un ottimo set. Ma è bello anche quelle serate in cui comunque nonostante magari qualcosa, perché c'è un'interruzione di pubblico, perché c'è qualcosa che ti rompe il flow, tu riesci a mantenere quell'energia di tu che ti stai divertendo sul palco. Sì, ma tra l'altro l'una non esclude l'altra. No, no. Però se non c'è questa componente, non gli do... Non gli dai il perfect. Sì. Tu, Pippetto? Okay. No, allora, io ho 2 risposte. Una un po' più... Una vera e l'altra politically correct. Ok. Quale vuoi mettere? Secondo me prima la politically... Quella politically correct è... A parte è molto vicina a quella di Antonio, che è quando sono stato bene io sul palco al di fuori delle risate. Okay. Cioè nei momenti, cioè io sì, valuto sì. la serata, il set, in base ai momenti in cui non si ride. Perché i momenti in cui si ride. Si ride. Siamo tutti contenti. I momenti in cui non si ride, cioè se sono stato bene durante quei momenti, dico bravo, cioè mi sono cioè è andata super bene. Double pollice. La risposta vera è che una cioè si era finita a non è se a fine serata scopo, è se a fine serata ho voglia di scopare. Oh, chissà se questa cosa la tiene la Holden. Se a fine serata cioè sto
Vuol dire che ho detto, bravo. Se bravo. Tu hai una tensione sessuale con te stesso, significa sì, ragazzi. Sì, andato la domanda è esattamente. Buon set. Buon set. Cioè, no, no, però abbiamo detto buono, intendiamo cioè, il perfetto. Cioè, tu quando pensi perfect. Stasera ho spaccato, è perché? Cioè, perché hanno riso un... Cioè, super basic, perché hanno riso un botto e tu sei soddisfatto del fatto posso che... Posso dare io la risposta veramente paracula? Cioè, certo. Posto che quando si spacca è raro e va bene ed è molto figo quando succede. Vabbè, ma certo. No, secondo me sulla valutazione del set la cosa importante è essere, come dire... Allargo il discorso alla valutazione che si ha di se stessi, ponderati, vale a dire non eccedere, non pensare di essere il comico più forte del mondo quando si va bene, né quando devi essere incapaci quando si va male. Semplicemente quello è se, la media. Se io tendenzialmente su 40 set ho una media medio-alta, buona o buona o come e dire medio-bassa, devo capire che devo sistemare perché qualcosa non sta andando. Quindi se qualcosa sta andando bene, è la media. Una ponderata. Perché ti spaccare questa serata in cui ciao mica, wow! Sì, però lo stesso, non sono quelle, cioè no, non, no, non è lo no, scemo. Ma appunto, ma appunto, ma appunto, ma appunto. Sì, anche sempre, no, 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 scherzo. No, no, però ho capito quello che intendi. Credo che quello che chiedesse Pippo era, tolto quello che dici tu, che è verissimo, le volte in cui ti sembra che è successo qualcosa oltre quello che hai appena descritto, ti chiedi mai perché succede e se sì, certo, che risposta ti guardi, eccetera, sì, sì, te lo chiedi sempre. Sì. Però sì, era molto simile in realtà. Però ci sono delle serate in cui tu sai che il merito... Ma è molto simile a quello che ha detto lui, quando si allineano tutti i pianeti, c'è una comunione tra te e il pubblico. Cioè, tipo, però come addio, quella sarà volta, successo quando abbiamo due fatto quella... volte in vita mia. Abbiamo fatto una serata, c'eravamo tutti e tre, in cui a un certo punto, chiedendo qualche interazione al pubblico, erano tutti psicologi. E scegliendo in una platea di 200 persone, cambiando fila, venivano sempre psicologi. E quindi tu cioè, dici comunque c'è un qualcosa, come dire, che ci sta aiutando. E quindi c'era un qualcosa che ti aiutava a continuare a reiterare gag su gag, che sono quelle robe che dici ok, è come se fosse un'intesa irrazionale, perché io non penso che sia una cosa che tu puoi spiegare a livello tecnico. Però quando succede devi saperla cavalcare. Però ti dico che rispetto a quello che dicevi tu, e questo secondo me fa anche il comico professionista, no? Quando ti rendi conto che ci sono posti dove c'è un pubblico molto educato a quello che fai, quindi tu vai e come dici tu, ci sono serate in cui ciao, grande, tutti presi bene. Però ci sono quelle serate in cui tu hai un'incognita perché sei in un posto, hai un pubblico giusto, perché è difficile spaccare quando devi sporcare tanto perché è un posto che non è... Però ci sono serate in cui tu hai un pubblico, non sai quel pubblico com'è, ce lo ricordiamo. E a fine serata però hai la percezione che sia proprio merito tuo. Cioè, quando tu scendi e dici sì, è merito mio, cioè, ho ma lavorato perché questa cosa succedesse, questo è figo, cioè questo per me è un buon... Figo. Bello, ci figo, piace. Figo. E quando avete fatto cagare, quando lo dite? Oggi ho fatto cagare. Io oggi ho fatto cagare. No, non nella scelta delle parole. Come te la vivi, dici? Quando dici oggi ho fatto cagare? Allora, partiamo dal presupposto che accade molto poco. Ah, wow! Wow. Te lo dico quattro volte tra un minuto, tra un secondo. Mi puoi far ubriacare, te lo dico lo stesso. No, no, no. E sto parlando sempre di te, non di me. No, come io me la sono sempre vissuta bene. Da sempre, perché ho sempre visto... Cioè, allora, io Ema, in questo, proprio in questo campo specifico, cioè far cagare, ci siamo fatti tanto cagare. La più grande esperienza possibile, perché io e lui collaboriamo da 10 anni ormai e abbiamo iniziato in una compagnia di improvvisazione. Far cagare era la quotidianità. Cioè, nell'improvvisazione non far cagare è l'eccezione. Perché tu sei completamente a vuoto e infatti... Nel nulla. Io anche me la vivo assolutamente bene. Cioè nel senso che è successo così tante volte che abbia fatto cagare... male, ma molto male, e poi magari invece la volta dopo no, per cui dentro di me ci sono abbastanza anticorpi che quando faccio molto cagare mi dico hai fatto molto cagare, la prossima volta cerca di fare meno cagare, semplice. Posso lanciarvi una, come dire, una bello
L'impro, però nell'impro tu puoi dare la responsabilità a cose che non succedono. No, mai. Però aspetta, però quando tu le cose le scritte tu, quindi c'è un lavoro fatto e magari quella cosa in altri contesti è funzionato e quella sera sai che cioè, per me funziona così, quando una cosa da una parte funziona, da un'altra parte funziona e la terza volta in un'altra parte non funziona, io non dirò mai che la responsabilità non è mia. Perché anche nella significa perché quando no, la gente certo, dice è colpa chiaro, del pubblico, chiaro. No, significa no. Che non hai saputo leggere il pubblico che vedi davanti. Certo. Di che questo aveva bisogno. Certo è che secondo me fare cagare uno è necessario, perché un comico che non si abitua a fare cagare, un comico che non cresce perché non si fa mai domande. Devi continuare. Ma anche perché cioè, oggi quando vedo che sto facendo troppi set che vanno abbastanza bene, mi dico che non mi sto sfidando abbastanza. Anche perché se no ti sentirei per sempre fragile, cioè se non superi la paura di far cagare e metti caso sei un comico che va sempre bene, cioè dopo un po' io sarei terrorizzato. La normalità come la normalità quando vai bene, ma come sì, parte come proprio non parte del far cagare, io, ma non il lavoro è la succede vita, è la vita far cagare, cioè, è la vita. Se non ti piace se andare male ti fa stare molto non male, non è cioè, giusto. Tu invece, come te la vivi? Quando è faticoso e vado in pilota automatico, non sono lì coi a cercare di creare i tempi con loro. Compitino, sì. Tappi il naso. E là ti incazzi con te stesso, dici zero. No, no. Vabbè, non ma si tratta di esperienza, bro. No. Si tratta di esperienza. Anche perché, adesso faccio il vecchio, però tu sei arrivato a fare stand-up in un momento in cui a Torino c'era già una scena creata, c'erano i locali, c'era il pubblico. Noi abbiamo iniziato che eravamo... Cioè, io e Emma abbiamo iniziato ancora prima di Antonio. Noi abbiamo iniziato che c'eravamo noi. Cioè, e c'eravamo noi, non soltanto a farla, anche a vederla. Sì, sì, no, il pubblico... Okay. Facciamo una botta all'uno, okay, allora tu dicevi Laia Salvi, ti ho fatto ridere. Le primissime serate a un circolo Arci, che ora non c'è neanche più, all'Anatra Zoppa venivano i soci del circolo, che però erano signori di 60-70 anni, oppure gente del quartiere. Bello, però allo stesso tempo, cioè, era proprio come se un alieno da Marte arrivasse sulla Terra e dicesse ora vi spiego questo nuovo modo di fare comicità. Quindi è stato molto traumatico all'inizio. Tra l'altro io ricordo da pubblico una battuta indimenticabile di Emma che faceva sesso con la sua ex fidanzata epilettica. Bellissimo. Che credi, è una di quelle battute che oggi non, nessuno riuscirebbe a far entrare, infatti non è mai entrata. No, e ora no, la diremo. No, entrava. Non è vero che non è mai entrata. Entrava. Non è vero che non è mai entrata. Era un periodo della mia vita in cui io credevo che per me la comicità fosse cercare di provocare e basta. Cioè, quindi cacciare fuori l'idea più perversa che poteva venirti in mente e trovargli un risvolto comico. Capito? Prima di fare le cose a sinistra che fanno ridere quelle di sinistra. Adesso sei andato dall'altra parte. Ha capito che di là era più facile. È stato molto divertente ed è una cosa che in verità adesso ho un pochino rincominciato a fare, però... Cioè, ai tempi l'inesperienza era... Non puoi far tutto così. Cioè, Emanuele Tumulo era lo stesso che iniziava... Primo set, primo comico della serata, certo. Prima cosa che diceva, non una battuta sull'imene della Madonna. Sì, sì. Allora, sì. Soffietto. Ma proprio così, per iniziare. Per iniziare, l'imene a soffietto. Ci avevamo detto, mi raccomando, niente blasfemie, ma... No, vabbè, concettualmente è una cosa... Vabbè, adesso... No, però era per dire. No, cioè, però senso... tipo, uno dei miei primi set era provare a spiegare... Senza riuscirci chiaramente, perché l'umorismo sugli stereotipi su di alcune etnie, come possono essere gli ebrei, musulmani, cioè, poteva essere diverso. Ebrei, musulmani, cioè, è il nome di un album incredibile. Cioè, cercando di scrivere delle battute su queste cose, paragonandoli a degli unicorni omosessuali, cioè proprio robe a caso, cioè proprio a caso. Confermo. A caso. A caso. Posso dire secondo me questo è un bel modo di chiudere questa chiacchierata? Cioè? Sì. Qualcuno ha una massima con cui puoi chiudere con una massima? Io, guarda, ma anche per la questione di centralità, vai più. Eh no, sei tu che... Voi avete organizzato il corso. Ma io abbiamo parlato, tu hai scritto il quadernino. Ma io no. La vita è una giostra, la vita è una giostra, la vita è una giostra, ma se piove si scioglie. Bella no, questa, ok, per citare. No, vabbè, però se vogliamo chiudere, io direi che comunque cioè, è figo tutto quello che ci siamo detti, ma la scrittura è molto altro. Ci vediamo, vi aspettiamo. Penso che un modo peggiore di questo era complicato. Ciao. Ciao.